Pronto a partire, sì, manca di più. Allora, io non sono un tipo di tante lavagnette, a me le cose piace farle vedere in ciccia, come si dice, anche se mi avete già chiesto qualcuno in messaggi privati di fare delle spiegazioni o farvi vedere come funzionava il sistema semplicissimo dello sterzo del maggiorino. Eccolo qua, semplice ed efficace nella sua semplicità. Non ci sono sigle strane, fly by wire, wire, wifi, tutte quelle cose strane lì. Qui c'è metallo, quando si gira a destra la macchina gira a destra e quando si gira a sinistra la macchina gira a sinistra. Semplicissimo. Allora, andiamolo a vedere più nel particolare. Ovviamente questo è l'input, da qui mi sa che si deve partire, questo è lo sterzo. Lo sterzo è collegato al piantone, come vedete, che poi andrà imbullonata alla carrozzeria presto. Dal piantone il movimento rotatorio gira attraverso questo piccolo snodo e va alla scatola di sterzo, e qui appunto avviene la magia. Diciamo, questo è un sistema a vite senza fine, non è una cremagliera, è una vite senza fine. Praticamente il movimento rotatorio dello sterzo viene convertito in un movimento, come vede, si vede un po' male, però si vede un movimento alternativo. Vedete, lo simulo io in questa maniera qui. Appunto, dalla scatola poi si passa alla barra che fa muovere effettivamente le ruote. Allora, vediamo una barra principale che è collegata tra l'altro a un piccolo ammortizzatore di sterzo per rendere diciamo, la sterzata più fluida e per non avere, diciamo, rimbalzi. Appunto, la staffa principale che è collegata all'altra parte della carrozzeria. Qui vediamo c'è un fermo di escursione, cioè praticamente più di quei gradi lì la ruota non li può fare per non andare a sbattere appunto nei parafanghi o nelle installazioni vicine. Poi dalla barra principale, mi rialzo su, si dividono due semi braccetti. Questi semi braccetti vanno a portare il movimento, come vedete in questa maniera qui, vanno a portare il movimento alle ruote. Come vedete, su ogni giunto ci sono degli uniball, delle sfere che hanno la funzione appunto di trasferire il movimento anche in posizioni strane. Possono seguire perfettamente, come vedete, l'andamento degli ammortizzatori e di tutta la sospensione anteriore senza portare cattive vibrazioni allo sterzo. Ecco, molto semplice e direi efficace. Prima di andare a sistemare la ruota di scorta, andiamo a fissare l'ammortizzatore di sterzo di cui abbiamo parlato prima. Vedete, perché all'interno del vano della ruota di scorta si trova il fissaggio. Vediamo se riesco con una luce migliore. Vedete, quello è l'impalcatura, diciamo, sul pianale. L'operazione si effettua dal basso, appunto da sotto, e vado a introdurre l'ammortizzatore e ad abboccare leggermente la vite. Possiamo stringerla dalla parte di sopra, da quella bocchettina, diciamo così, di ispezione, come vedete. Possiamo tirare da subito tranquillamente, poiché c'è una boccola di gomma che poi assume tutte le forme che deve, quindi possiamo tirare già da subito e poi andiamo a sistemare la ruota di scorta. Attiraggio effettuato, come sempre, segnetto per ricordarsi. Possiamo chiudere il tappo e andiamo a prendere la ruota di scorta, che è qui. Allora, la andiamo a fissare e via. E anche questa è pronta. Andiamo a fissare questo pezzo che è il limitatore d'escursione dello sterzo.
Poi il piantone dello sterzo con i relativi collegamenti. Quindi lo andiamo a far scorrere nella guida, lo imbulloniamo provvisoriamente perché poi andiamo a fissare la scatola dello sterzo. Tutti gli spinotti, questi e relative frecce, devi luci e robe varie. Ultima cosa, il topponcino e lo snodo dell'asse. Dado, rifarella e bullone. La stringiamo e poi mettiamo la cuffiettina. E il gioco è fatto. Poi inserisco tutta la barra dei tiranti dello sterzo, collegandola al rinvio e ovviamente alla scatola dello sterzo. Qui c'è il primo raccordo. Qui c'è l'altro rinvio che va a dare l'impulso proprio alle ruote e anche questo lo fissiamo con un dado. Ok, vado a collegare l'ammortizzatore di sterzo. Tiro avanti il pistoncino e lo collego con il bullone. Poi colleghiamo tutta la tiranteria al braccetto della scatola dello sterzo e lo imbulloniamo. Colleghiamo poi l'ultimo tirante, che è quello che dà l'impulso alla ruota del guidatore, e anche questo lo fermiamo con un dado. Ho eseguito un allineamento sommario girando i braccetti, come vedete ci sono dei registri sugli Univol, poi porteremo tutto da un mio amico per far allineare l'anteriore e il posteriore con dell'attrezzatura laser, perché io non sono in grado. Qui c'è il tappino di ispezione della scatola. Questa è la vite che serve per registrare il gioco. Svitandola o avvitandola, appunto, si diminuisce il gioco libero sullo sterzo. Ecco, io avevo già fatto questa regolazione, quindi vado a richiudere tutto.